ele encontra o Umbiti. Osícia, quase a casa. Um passo, manca soltanto um passo per arrivare a casa. Per completare la Ouroboros, la serpente prendere la propria coda. Tornare all'inizio. E hoje, questa tappa c'è molto da vedere anche. Aspetta che chiudo il WhatsApp, se non rimanerà con questo sonido. Bene, così nuovamente andremo a parlare di rinascere. Interessante perché nella tappa 8, quando abbiamo vissuto la grande sfida, era un momento di rinascita. E qua torna questa parola, rinascere. Però c'è un altro tipo di rinascita in questo momento. Perché è la rinascita di ritornare al mondo dove abbiamo uscito, di dove abbiamo uscito, però già non siamo più la stessa persona. E così è come entrare in questo mondo, è quasi come se che si inverte il rapporto che aveva prima, dove nella tappa 1 abbiamo sentito l'incomodo di qualcosa, nella tappa 2 abbiamo ricevuto la chiamata, no? Abbiamo dopo rifiutato la chiamata, dopo accetto, no? Accettato. E così è come che questo circolo si inverte, e ritornare di certa forma passa a essere entrare in por molte circunstâncias que veremos hoje, é entrar em um mundo desconhecido, é nascer novamente em um mundo que odove já abbiamo vissuto, pero não em questa circunstância que c'è adesso. E così é um momento de rinascere, nel senso de riposicionar-se. Nel rapporto con questo mondo di uscita, che è conosciuto, però già non è tanto conosciuto, perché abbiamo cambiato e dobbiamo scoprire come avere un rapporto con questo mondo adesso. E così la prima domanda è: chi sta tornando? Perché fare il viaggio dell'eroe non è fare qualunque viaggio, no? È proprio un viaggio iniziatico, è un viaggio di trasformazione. Abbiamo entrato in questo viaggio a cercare qualcosa. E questo che abbiamo andato a cercare, quando abbiamo fatto la grande sfida, ha avuto una trasmutazione. Così è certo che la base per questa trasmutazione è la stessa. Però abbiamo cambiato, è un po' la cosa dell'identità, no? Così siamo sempre le stesse persone, perché abbiamo memoria, abbiamo la nostra identità, abbiamo le radici in questo mondo dove siamo a tornare, però abbiamo cambiato tanto. E così, chi sta tornando? Questa è una grande domanda. No? E così, come io posso sapere chi sta tornando? No? E così, nella strada abbiamo perso qualcosa, e questo è interessante, no? Abbiamo perso qualcosa nella strada, nel cammino. E cosa abbiamo perso? No? Possiamo pensare, no, però io sono entrata in questa avventura, in questo viaggio, per ricevere qualcosa, per scoprire qualcosa. Come ho perso? E sì, nel viaggio, l'eroe perde tante cose. E nuovamente, oggi eravamo facendo un paragone con il Cammino di Santiago, no? Con il peregrinaggio, poi avete anche la Via Francigena lì, e questo viaggio a piedi, no? E così, quando viaggiamo a piedi,
ogni tanto usciamo con il zaino troppo pesante, in mezzo alla strada dobbiamo lasciare alcune cose, volendo o no, lasciamo alcune cose. Alcune cose che lasciamo in mezzo alla strada sono cose che anche ci piace, però no, è impossibile continuare il cammino con quelle cose nelle spalle. E così una delle cose che ci fa percepire che io sono cambiata con il viaggio è proprio quello che ho perso. Ho lasciato alcune cose in questo viaggio. No? Può essere, per esempio, che aveva una necessità di essere guardata, vista, apprezzata per le persone. E adesso io sento che bene, è buono avere questo, però se non ha, posso stare bene anche se nessuno mi vede immediatamente, ok? Così ho perso questo bisogno che prima era tanto importante per me, Il bisogno di essere riconosciuta e validata immediatamente. E così probabilmente già posso fare questo per me stessa, così non ho bisogno di questo nell'ambiente. Quanto que questo mi pesava nel zaino esistenziale? Quante cose ho lasciato di fare per questo? E così, questo è un esempio, no? Però può essere tante altre cose. E certo che se possiamo vedere questo più nel senso di cose esistenziali, né? È più bello ancora, perché è proprio guardare questo zaino esistenziale, né? E vedere che c'è tante cose che sembrava che avevamo bisogno. Bene, sono cose che sono belle, però non abbiamo bisogno per essere di certe cose, no? E così quelle cose che abbiamo perso, fra virgolette, o lasciato, no? Sono cose che quando io lascio lì, il cammino diventa più leggero, ok? Però c'è tante cose che ho ottenuto. Che ho ricevuto perché il cammino mi ha fatto esperienziare tante cose, no? E così, quelle cose che ho ottenuto c'è molto da avere con l'esperienza vissuta, no? Il bagaglio lascia di essere importante cose, oggetti. E se l'esperienza di vita diventa un bagaglio importante, un bagaglio che fa la differenza, ok? E così la propria esperienza di tutto il viaggio è un qualcosa che possiamo vedere come una cosa un tesoro. Ho fatto un viaggio e ho portato. Tornando a casa, io avevo un tesoro. E il tesoro non sono souvenir, non sono i presenti di viaggio, è giusto quello che ho vissuto, che ha fatto despertare i miei talenti, cose che io non sapevo che io avevo. Questo ho ottenuto. E dopo una cosa che abbiamo parlato già nell'ultimo, né? Nell'ultimo incontro già aveva menzionato questo, no? Che no, non è che ritorniamo a un luogo specifico, no? Ho uscito del mio appartamento per fare il viaggio, torno all'appartamento. Ho uscito del mio lavoro, torno al mio lavoro. Non è esatto, può succedere di essere questo anche, no? Però il principale è sapere, quando pensiamo in spirale, è sapere che ritorniamo alla stessa circostanza. Ok? Questo è molto importante. Questo è un dettaglio importantissimo, no? Perché io c'è persone che per
o Chile de algumas circunstâncias difíceis cambia um posto no mundo, não? Cambiano de casa, cambiano de lavoro, cambiano de paese, cambiano de continente, não? E quando vede la circunstância la stessa, perché questa circunstância sta dentro della persona, não? Qualcosa fa com que questa persona entri novamente nella circostanza. E così il ritorno è il ritorno alla stessa circostanza, ok? Però cosa che cambia? È la mia posizione davanti di quello che succede. È questo che cambia. Il viaggio è fatto per questo. Io ritorno a una circostanza che si ripete e faccio diverso. Que era aquela circunstância que de dove é avvenuto la chiamata, ok? E questo è super importante, perché il ritorno è questa circostanza che ha mobilizzato anche la chiamata, che faceva un poco di. Non era confortabile stare lì, anche se era tutto giustificabile per stare lì, non era comodo, c'era qualcosa che non andava bene, ok? E così, questo momento di ritorno, è un momento dove alcune cose nel processo che ho perso e ho ricevuto, ho ottenuto, quando io ritorno, è come che esiste una possibilità di rinnovare il rapporto con questa circostanza iniziale. E questo rapporto cambia per un processo di purificazione, ossia è come che la tossicità, quello che era tossico, che mi faceva male in quella circostanza, cambia. Il ritorno, per essere un ritorno, c'è una cosa di cambio in questo senso. Il cambio nel senso di come io vivo questo con meno tossicità e dipende dei rapporti, se per esempio è un rapporto che c'è sempre le stesse persone, la circostanza anche è un ritorno per rapporti con le stesse persone, il stesso lavoro, il stesso posto. È percepire che questo punto di ritorno anche ha cambiato. Questo è molto importante anche. E così può darsi che anche questo punto di ritorno abbia purificato anche, no? Abbia fatto un qualcosa, che ambedue hanno cambiato, hanno trasformato. E questa nuova opportunità è un'opportunità che viene attraverso questa purificazione. E così questo significa, basicamente, è ritornare per prendere un'altra posizione in questo mondo conosciuto. E così io ritorno. Può essere, come dico, ritorno alla stessa circostanza, non allo stesso posto, o ritorno alla stessa circostanza, nello stesso posto, ok? Però la mia posizione ha cambiato. E perché il processo di purificazione non soltanto mia, però dell'ambiente in sé, perché il proprio ambiente si apre per e occupare questo nuovo posto. È come una porta che si apre, che può essere alcuni secondi, non è che questo diventa aperto per l'eternità, io prendo questo posto nuovo, questa nuova posizione quando io voglio. No, è questo il momento, è questa tappa, ok? È come che si apre un portale e lì si può cambiare. Tutto che è coinvolto in questo sta aperto in questo momento per cambiare posizione, ok? E così è importantissimo che in questo momento possiamo veramente
non postergare la nostra azione nel mondo e occupare spazio che abbiamo. Perché questo, tutto il viaggio ha portato questo portale a essere aperto. E così, per occupare questo spazio, questa posizione nuova, chissà è importante fare nuovamente una connessione con il nostro proposito esistenziale. E così, quelle tre domande che abbiamo visto là nell'inizio tornano. Perché come si apre un portale per riposizionarsi, è importante sapere dove voglio vivere, cosa voglio fare e con chi voglio vivere. Questo è il portale di riposizionamento. E così tutta la circostanza in questa tappa si apre per e occupare nuovi spazi. Perché io dico che è in questo momento? Perché dopo le cose cominciano nuovamente a stabilizzarsi. Non possiamo stare sempre cambiando posizioni dentro dei rapporti sociali, dentro della struttura di vita quotidiana. E così, per muovere queste circostanze sono momenti giusti che creiamo per poter muovere questo, no? Non è che siamo imprigionati in questo, però esiste una tendenza, no? Quando abbiamo visto la spirale, no? C'è questo momento del salto per un livello superiore, no? Della spirale, che si chiama la transtase in biodanza. La transtase segue dopo questo salto una omeostasi, no? Ossia, siamo a girare nella stessa frequenza di quello livello. La identità ha bisogno di questa omeostasi, ok? E così, questo portale dell'undici, no? È il portale del salto dentro del mondo conosciuto, del salto del livello, però sappiamo che logo dopo viene un periodo di stabilità che non ha bisogno che duri per sempre. O nuovamente fare altre transtasi, no? Più avanti, però ha bisogno di un momento di omeostasi. E così questo è il momento di domandarsi se sto tornando per dove, con chi e come. Questa è la domanda propria per stabilire giusto aprire la porta che io ho cercato aprire con tutto questo viaggio, nel concreto, nella mia quotidianità. Questa porta che apre mettendo tutto questo tesoro che ho conquistato in questo viaggio, no? In termini di identità, di chi sono io nel mondo, i miei talenti. Bene, adesso il mondo, mi posiziono nel mondo, deve corrispondere a questo, devo avere spazio per questo. E così è il momento che apre il portale, occupare questo spazio, occupare lo spazio che veramente io voglio. E come io posso sapere, né, di questo? Chissà questa domanda che c'è qua poteva essere prima di tutti questi altri, né? Che è cosa conta davvero, cosa che è importante per me, cosa che c'è veramente valore per me in questa vita. A questo che darò mia energia, a questo che aprirò il mio portale. Può essere che in determinato momento, quando abbiamo cominciato l'avventura e tutto sembrava tanto normale e tutto era tanto così benissimo, però aveva un disconforto, non sapeva cosa esplicare, che aveva tutto a posto e non mi sentiva felice. Può darsi giusto questo. Ah, io vivo in un bello posto, ho un buon rapporto, ho
un lavoro che mi piace, però queste cose che sto vivendo veramente sono importanti per me. E così questo è il momento di entrare in questa dimensione di dove, come e con chi, in una dimensione che davvero è importante per me, ok? Per questo ritorno c'è anche alcuni aspetti che mi piacerebbe guardare con voi. Immagina, chissà voi già avete fatto un viaggio lungo, no? E che tu ti ricorda di casa. Ogni tanto per fare un'avventura, un viaggio, una sfida grande, no? E principalmente quando questo dura tanto nel tempo, facciamo proprio il vissuto del posto di origine, si mettiamo questo in una specie di redoma, non so se si dice questo in italiano, come un posto tutto curato, tutto come una piccola scatola preziosa, no? Di un tesoro. E possiamo pensare, ah, questa è la mia casa, questo è il posto più bello del mondo. E molte volte per sopravvivere a questo mondo sconosciuto dell'avventura, mettiamo questo posto dove dobbiamo ritornare in una specie di scatola di idealizzazione. Ah, io ritorno a questi rapporti perfetti, a questo lavoro meraviglioso, a questo paese sensazionale, meraviglioso. Ebbene, dobbiamo avere consapevolezza che questo che facciamo come incapsulare una realtà ideale, dobbiamo avere coscienza che è una idealizzazione che facciamo, che ci aiuta a fare il viaggio. Però quando ritorniamo, non andiamo incontrare, non ritorniamo a una situazione ideale. Tutti i rapporti, tutti i lavori, tutti i posti hanno difficoltà, hanno cose che non sono tanto belle. No? E così sapere che ritorniamo non a quello che è ideale, a quello che è meraviglioso, no? Una cosa idealizzata, né? Però sì, ritorniamo a una cosa che è la quotidianità, né? E che tiene questa cosa incapsulata e idealizzata ti ha aiutato a fare il viaggio, né? Come una fotografia di qualcuno che è importante per noi, no? Ti aiuta a fare il viaggio, però quando tu incontri quella persona davvero è meraviglioso, però la persona non è una cosa idealizzata senza nessuna difficoltà, né? Il rapporto con l'altro, il rapporto con un posto, il rapporto con le cose che i ruoli che ho in questo ambiente hanno cose belle che ti aiutano tanto e hanno anche le sue difficoltà, difficoltà di quello e anche le difficoltà del rapporto con quello, ok? Bene, in questo momento di ritorno anche c'è un'altra cosa che è importante vedere, no? Che sono gli scontri. E così può darsi che quando usciamo aveva alcuni rapporti, alcune relazioni che aveva scontri già prima e dopo quando ritorniamo questo può incluso rinforzarsi. Però può darsi anche che qualcuno che aveva una relazione molto tranquilla prima quando ritorno comincia gli scontri. Perché? Perché alcuni rapporti possono non sopportare i cambi, ok? E così sapere che quando ritorniamo dell'avventura del viaggio dell'eroe,
É muito comum isso, contra, porque, anche como tu ha encapsulado qualcosa idealizzata per poter ritornare, può darsi che qualcuno ti ha esperato con anche una cosa encapsulata idealizzata, no? E così può darsi che, bene, ma tu ha cambiato tanto, cosa ha passato con te, no? Non sei la stessa persona che è uscito, tutte queste cose, no? E così, dopo quello viaggio, dopo quella sfida, tu hai cambiato completamente, non sei la stessa persona, ha fatto un lavaggio del cervello, no? E tutte queste cose che ogni tanto è come che tu uscita e non ritornato come quello che questo ambiente aspettava, può, diciamo, ritirare, no? Il punto di equilibrio di tutto questo, no? E così, come obbliga tutto a si ridisegnare. Ebbene, quando tu è uscita per l'avventura, tu sapeva che questo era parte dell'avventura, però quelli che hanno restato, chissà, non volevano fare l'avventura. È quasi come che tu obbliga la persona a fare la sua avventura, no? È quello che ha amato, che non è stato voluto, però succede perché l'equilibrio, il pseudo-equilibrio, si rompe perché uno già non vuole fare quello ruolo che era predestinato a fare, ok? Così, questo è un momento di revisione, dei codici e dei valori del mondo che siamo a vivere, a ritornare, ok? Questo nuovo mondo, che è lo stesso mondo, però nuovo anche. E così, quello che fa il mondo essere nuovo, il cambio di attitudine abbiamo nel rapporto con la realtà di dove usciamo, abbiamo uscito, ok? E questo cambia tutto. E così io vorrei, dopo ritorniamo alla presentazione, però io vorrei passare, io non avevo selezionato, però come ho visto questo adesso, a poco deve stare qua nel YouTube molto facile di trovare, perché ho visto oggi per la mattina per selezionare per voi in italiano, perché io avevo la versione in portoghese. Io vorrei condividere con voi una scena di un film molto antico, però che di una forma io lo trovo super attuale, e anche perché è proprio un processo, no? Un processo di riposizionarsi, ok? Un processo di andare ritornare a un posto e non fare nulla di che quello aspettato, riposizionarsi, cambiare completamente i valori di prima. E così faccio vedere, aspetta che sto selezionando, già sta qua. Ok. Bene. Faccio andare e tornare per non avere le pubblicità, aspettiamo che no. E vediamo qua. Parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza. Speranza.
Mi dispiace, ma io non voglio fare imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica. Ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori. Ha precipitato il mondo nell'odio. Ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abbiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici. L'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità. Più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico, non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano. Che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare. Che vi irreggimentano, vi condizionano. Vi trattano come bestie! Non vi consegnate a questa gente senza un'anima! Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore! Voi non siete macchine! Voi non siete bestie! Siete uomini! Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore! Voi non odiate! Coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui! Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà! Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi il popolo avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi il popolo avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi in nome della democrazia usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti! Bem, é um clássico, né, dos anos 40, tem a ver com a guerra, a Segunda Guerra Mundial, né, e é interessante porque o Chaplin aí, ele é, na realidade... Ai, Minha filha está falando em português, é. Escuta, eu devia ter que era, ele grupei italiano. Era bellissimo. Sentito lui parlare in italiano e io parlando in portoghese. Bene, è che mi emoziona un po' questa scena, no? Perché pensare che è una scena tanto attuale, quello che lui parla, no? È proprio, è stata negli anni 40, no? È questo film degli anni 40. E lui, questo film, è un sósia di Hitler, in realtà, no? Perché era ovvio che è Hitler. E lui, a un certo punto, c'è una confusione dove lui occupa il posto di Hitler, no?
Pero allo stesso tempo lui è Hitler anche, no? Che significa che questo male, no? Questa maltà fa la sua avventura anche e si riposiziona. E anche lui come ebreo, no? Perché lui è un ebreo nel film che è sosia di Hitler. E così anche lui fa mais volte e lì per me, no? La scena è proprio dove, perché c'è un cambio, no? Lui comincia quando va salendo e dove deve parlare, no? E sta molto umile, molto così, e a poco va prendendo il suo posto, e va prendendo il suo posto e c'è una trasmutazione lì, no? Dove a un certo punto lui è inflammato, no? Inflammato di se stesso, inflammato del suo messaggio e del suo proposito. E così questa scena mi piace tanto, no? Dal punto di vista storico, no? Perché è proprio anni 40, inizio degli anni 40, che c'è da avere con la guerra, no? Con la seconda guerra. C'è da avere con questo percorso di cambiare, no? Di assumere un posto nel mondo, il proposito. E così io la sento molto attuale, c'è molto da parlare per noi, anche di questo punto che siamo a vedere oggi. Bene, un'altra cosa che è importante, no? Per occupare questo posto, come abbiamo visto in questa scena, no? Per occupare questo posto, che occupare un posto, no? Un nuovo posto, un nuovo ruolo sociale, un nuovo un qualcosa dove io posso proprio incontrare un proposito profondo, che una risonanza con quello che sono io, molto più grande di quello che quando ho uscito per il viaggio, no? Per poter vivere questo c'è anche un sacrificio, ok? Qual è il sacrificio? Bene, possiamo pensare che il proprio viaggio è stato un sacrificio, però mi piacerebbe anche guardare un poco questa parola sacrificio. Sacrificio vuol dire sacro officio, ok? La etimologia della parola vuol dire questo, sacro officio. Ossia, è un ufficio sacro. Che cosa vuol dire questo? Che per alcune cose... Che c'è molto senso nella nostra vita, possiamo pagare qualcosa, pagare qualcosa in termini di lasciare qualcosa. E principalmente le cose che hanno proposito fondamentale per noi, esiste sempre qualche sacrificio, però è un sacrificio che vale proprio la parola, no? Vale la pena, no? Vale la pena perché la pena è una punizione, no? E così vale la punizione nel senso vale la perdita di qualcosa, no? E così non c'è come avere tutto, no? Per esempio, io posso percepire che il mio spazio nel mondo che io occupavo prima, che era pieno di privilegi, però non mi piaceva, non c'era senso per me. Però il nuovo spazio che io occupo, che io voglio occupare, non c'è questo privilegio, questi privilegi. E così è il prezzo che io pago, no? Perdere questi privilegi per poter essere più coerente con me stessa, ok? E così, e questo sacrificio c'è da avere con alcuni, con perdere qualcosa, che anche se era buono avere, però non è possibile. Per mantenere la coerenza non è possibile. Perché se io non faccio questo, è come vendere la mia alma, mia anima,
ok? É como não haver coerência em nome de um conforto, de um privilégio, de um sold um pouco maior, não só. É così, é o momento de fare opzioni, ok? E così, questo è il momento di una riformulazione nella vita, di guardare la vita di un'altra forma, di posizionarsi nella vita di un'altra forma. E anche correre questo rischio di scoprire che alcune cose che mi sembravano tanto importanti non sono tanto importanti in nome di una cosa che è molto più importante per me. E una cosa importante anche che questo apparisce in tanti film, però io non sono riuscita a vedere la scena che io volevo per passare per voi, però io indico il film dove c'è una scena molto giusta di questo, no? Che è la questione della ritualizzazione dell'occupazione di questo nuovo posto, no? E così io torno e vado in un'altra direzione che è diversa di quella che occupava prima. E così questa ritualizzazione dell'occupazione di questo nuovo posto, no? Di questo nuovo luogo dentro della mia vita, questo riposizionarsi, no? È interessante fare un rituale in questo senso, no? Che può essere una cosa molto semplice, come una piccola commemorazione, un piccolo rituale di stare con se stesso o una piccola celebrazione, ok? Non è che debba essere fare un super evento per ritualizzare questo, però è importante puntuare con un rituale. Perché? Perché è proprio occupare un posto che c'è un livello simbolico per noi in questa in la nostra vita, ok? E così il rituale è molto importante in questo senso. E così c'è una scena del Re Leone, che io credo che è l'ultima scena, dove credo che è Simba che si chiama il leone, no? Lui fa tutto, ma questa storia è proprio una storia dell'eroe, no? Segue perfettamente il roteiro della storia dell'eroe, e quando lui ritorna per occupare il suo posto nel mondo, il posto che lui ha fatto tutto un viaggio per sentirsi digno di entrare in questo posto, no? Per assumere questa identità di re, no? E quando lui ritorna c'è un rituale fortissimo, no? di assumere questo posto. Così, se volete guardare, anche tutto il film è l'avventura dell'eroe, no? Però questo punto è giusto in quello che siamo a parlare oggi. Io non ho portato questa scena prima che non sono riuscita a trovarla in italiano. E secondo che nella versione che ho fatto in portoghese, quando ho fatto l'edizione e salito, la Disney mi ha bloccato il video e non ho avuto forma di aprirlo per restare lì quel pezzo per la classe, no? Per fare un esempio. Però se io trovavo, metteva, e che non ho trovato in lingua italiana. Ok? E così è questo.